Buon ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Maruko e oggi torniamo su Unravel. Nel primo episodio abbiamo visto il primo livello, Cardi ed Erbacce, mentre ora vediamo insieme il secondo livello, il mare. Quindi direi di cominciare subito. Ok, intanto c'è stato un cambio di scenario, come potete vedere. Ci sono tanti pini attorno a noi. Perfetto, possiamo cominciare. E vediamo un po' dove ci porterà questo nuovo livello. Unravel continua a piacermi. Le avventure di Yarny mi stanno conquistando. Intanto abbiamo già trovato un ricordo. Perfetto. Ora lui lo metterà nella sua tasca. Perfetto. Opla. E ora possiamo continuare. Questa. Ok. Questa ci serve per salire qua, immagino. Ok. Dobbiamo salire fin lassù e lassù vedo anche un checkpoint, quindi ci proviamo. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Tanto qua possiamo salire, qua possiamo salire. Perfetto. Qua abbiamo abbassato il nostro telescopio. Possiamo fare qualcosa? No. Forse possiamo però prendere questa per aiutarci a salire fin quassù. Sì. Lasciamo magari qui. Ok. Ora possiamo. Perfetto. Quindi leghiamo un cappio qui. Uno qui. E con il nostro. Opla. Ho sbagliato. Perfetto. Con il nostro ponticello. Ci diamo la spinta e saltiamo fino a lì. Oh, quasi. Aspettate. Forse possiamo raggiungerlo anche così. Ah, sì, perfetto. Non c'era bisogno di saltare. Qua prendiamo il nostro checkpoint. E qua dobbiamo cominciare la nostra scalata. La nostra scalata fra i rami. Eh sì. Allora, ce n'è uno. Da questa parte. Non c'è nulla. Opla. Siamo cascati. Però forse dobbiamo creare anche qui il nostro ponte. Credo proprio di sì. Quindi facciamo un nodo qui. Opla. Aspettate. Oh, perfetto. Mancato per la seconda volta. Ce la possiamo fare. Lasciamo salire un po'. Ok. Oh, stavolta ce l'abbiamo fatta. Prendiamo il nostro checkpoint. E facciamo volare l'aquilone. Opla. Molto molto bello. Con il mare sullo sfondo. Forse dobbiamo stare attenti a non farlo impigliare fra i rami. Ok. Qua magari saliamo un po' più su, troppo. E qua c'è un altro checkpoint. Eccolo qua. Opla! Ho saltato troppo forte. Benissimo. Non pensavo si potesse morire se si salta così in alto. Là, ci stiamo incastrando. Perfetto. Saliamo un po' più su. Buona sapersi, non pensavo potesse morire anche dalle altezze. Da grandi altezze. Qua forse dobbiamo salire su, su. Va benissimo.
Perfetto, ci possiamo aiutare con questo. E possiamo magari... Ok. Aspettate. Ok, qua possiamo fare un qualcosa del genere. Qua possiamo, credo, fare... Ok, un altro cappio. E usare questo. Benissimo. Prendiamo il nostro checkpoint e proseguiamo. Piano. Ok. Cerchiamo di non... Perfetto. Ok, qua penso di dovermi... Ok. Perfetto, usiamo quel filo per oscillare se riusciamo. Perfetto. Oscilliamo ancora un po' e raggiungiamo un nuovo checkpoint. Benissimo. Ricarichiamo il nostro filo. Scendiamo piano. Ok. Qua ci sono delle pigne che possiamo spingere, quindi io direi di spingere. Oh, perfetto. Forse abbiamo prese un po' troppe. Ce la facciamo, sì. Ok, immagino che questo ci serva per... Esatto, raggiungere l'altra estremità, quindi... Benissimo. Ok. Aspettate, non ho visto cosa c'era qua giù. Niente di amichevole, almeno così sembra. Quindi proseguiamo. Tanto qui possiamo fare un qualcosa del genere. Aspettate. Qua si può salire. Lì c'è qualcosa che... Ok, ci siamo suicidati, perfetto. C'era qualcosa che brillava sott'acqua. Opla, adagio, perfetto. Ah, ok, le pigne sono ancora al loro posto, benissimo. Qua oscilliamo un po'. Qui... Opla, che salto. Ma laggiù c'è un checkpoint, quindi... Meglio prenderlo e ricaricare il nostro filo. Perfetto. E tornare indietro. Benissimo. No. Troppo distanti. Ok, ora possiamo oscillare un po'. Benissimo. Perfetto. Opla. Che botta. Perfetto, lui si è ripreso. Allora possiamo proseguire. Questo... Ok. Lo dobbiamo semplicemente lanciare. Ok. Bene, nuovo checkpoint. E siamo su un vecchio ponte. Diroccato, ma un vecchio ponte. Qui dobbiamo scendere, sì. Ok. Ah, ok, perfetto. Io direi magari, ecco, di farci un bel cappio qui e aspettare che... Ok. Perfetto. Prendiamo un altro checkpoint. Forza. Benissimo. Ah, ok, possiamo passare anche da qui. Benissimo.
immagino di doverlo fare in velocità perché il livello dell'acqua continua ad abbassarsi e alzarsi, quindi cerchiamo di farlo in velocità. Perfetto, nuovo checkpoint. Benissimo. Qui non possiamo andare. Forse dobbiamo tirare questo. Sì. Forse con questo riusciamo. Oh, perfetto. Ok. Ho comunque capito. Benissimo. Con questo riusciamo a ad attaccarci quassù. Quindi dobbiamo fare il giro largo da dall'alto. Ok. 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 Questi che sono così vicini, forse. Forse riusciamo a fare un ponticello. Sì, perfetto. Perfetto. Là in fondo però c'è un collezionabile. Aspettate un attimo, ci proviamo. Ok. Diamoci un po' di spinta. Magari però saliamo, grazie. Ok. Riusciamo a prenderlo oscillando così tanto? Sì, perfetto. Ok. Ora possiamo fare anche il nostro bel cappio e utilizzare il nostro ponticello per proseguire. Benissimo. Anche qui immagino di dover fare, eh sì, un altro ponticello. No. Ok. Siamo dall'alto. Notare i particolari grafici. Io mi sto ripetendo, ma checkpoint per fortuna. Però vi dicevo, mi sto ripetendo, ma davvero Unreal mi sta piacendo tantissimo. Ci sono dei particolari grafici, la musica è tutto molto molto piacevole. Laggiù c'è il nostro amichetto, un gabbiano. Questa si muove. Possiamo spingere. Ah, ok, perfetto. E quindi... ah, ok, lui mangia e possiamo... ok, utilizzarlo come ponte. Benissimo. Perfetto, proseguiamo allora. Vediamo un po'. Intanto, lì c'è un checkpoint che però non possiamo ovviamente utilizzare, però... questo intanto lo possiamo tirare. Benissimo. Non so bene cosa abbiamo fatto, ma qua c'è... ok. Forse lo dobbiamo attirare con questo. Aspettate, faccio un ponte. Ora cerchiamo di... ah, ok, perfetto. Lo devo fare qua. Benissimo. Cerchiamo di utilizzare meno filo possibile, perché Unreal si basa anche sulla logica e soprattutto sui sulle combinazioni del filo. Ecco qua. Non ce la facciamo, ma se io la spingo di così invece... aspettate, eh. Ok, così sì. Quindi devo slacciare tutto e di recuperare un po' di filo, visto che qua possiamo salire e dare la nostra cozza al nostro amico Opla, che la prende. Oh, perfetto, sparisce. Quindi possiamo ora prendere il nostro checkpoint, finalmente. E possiamo anche proseguire con il nostro nuovo filo. E immagino però di dover fare comunque il ponte per darmi la spinta. Credo proprio di sì. Ok. Esatto, benissimo. Abbiamo intanto raggiunto un nuovo ricordo che ora metteremo in tasca. Mentre, perfetto, troviamo anche il nostro checkpoint qua. Ok, benissimo, il livello dell'acqua si è sollevato un po' troppo.
Aspettate, voglio capire. Ecco, perfetto. Da qua riesco a vedere. Ok, ora è il momento giusto di andare. Perfetto. Possibile che... Oh, benissimo, benissimo. Ah, qua forse dobbiamo... Ok, collegare anche qui un ponte. Ok. Anche se da qua su noi possiamo comunque... Perfetto, salire. Ok. Ho preso una bottiglietta. Qua sotto si può passare? Sì. Siamo sulla bottiglia. Opla, benissimo. Ok. Ah, perfetto, perfetto. Ho fatto abbassare il livello. Qua noi possiamo salire quassù, sì. Ok. Quindi qua dobbiamo creare un nuovo ponte. Magari aspettiamo un attimo. Ok. Fare qualcosa di questo genere e salire. Perfetto. Questo non capisco. Beh, un chiodo. Forse è stato inutile fare il ponte. No, aspettate, aspettate. L'acqua, l'acqua. Opla, non morire. Benissimo. Oh, cavolo. Forse ho capito. Sperando di non schiattare. Ok. Dobbiamo utilizzare la nostra bottiglia. Credo proprio di sì. Ma per farlo dobbiamo fare un qualcosa di questo genere. Ovviamente a tempo. Quindi ci mettiamo qua su. Creiamo un altro ponte. Sì. Forse dobbiamo spingere la nostra bottiglietta. Ok. Sì, dovrebbe essere questa la strada giusta, spero. Ok. Perfetto, la bottiglia ora. Ok. Però da qua... Ah, ok, perfetto. Dobbiamo aspettare che si sollevi. Oh, benissimo, benissimo, perfetto. Nuovo checkpoint. E nuovo granchietto. Ok. Ah, ok, laggiù c'è. Ok, perfetto. Questa la possiamo dare anche al granchio, allora. Forse no. Aspettate. Ma questa non la possiamo prendere. Si può tirare ancora? Sì. Ah, ok, perfetto, non avevamo... Ok, non avevamo tirato troppo la corda, il meccanismo. Perfetto. Non capisco a cosa serva che lui vada qua giù. Non ho idea. No, qua non possiamo far nulla. Possibile che dobbiamo forse ripristinare il meccanismo? No. Ok, intanto qua c'è dell'acqua. E l'acqua non è mai un bene per la nostra lana. Quindi, qua possiamo salire, possiamo fare qualcosa. Pare di no. Ok, qua lui muore. Ok. Ok, io qua posso salire, ma... Questo lo posso spostare. Ok, ho capito, finalmente. Non avevo visto che si potesse spostare questo. Ok, quindi ora, perfetto. Oh, benissimo. Questo? Questo si può tirare fin qui.
Ok. E ci siamo creati un passaggio. Forse anche questo lo possiamo tirare? Sì. Benissimo. Ok. Perfetto, ha delle meccaniche molto particolari. Perfetto. Nuovo checkpoint. E a questo punto possiamo anche proseguire, credo, il nostro livello. Ecco qua, immaginavo. Aspettate. Ok. Qua andiamo ad agio. Vorrei che ci fossero delle sorprese. Tanto qua. Ok, no, non c'è nulla. Perfetto. Era un posto perfetto per un collezionabile, invece non c'era nulla. Perfetto. Noi intanto qua possiamo salire. Questo lo possiamo forse tirare in qualche modo. Ho sbagliato, che sto facendo? Benissimo, no, volevo solo... No, non possiamo farci nulla. Però qua abbiamo un'altra gabbia. E qua credo di dover imprigionare un bel po' di granchi. Ok. Ci proviamo. E questi non sono molto amichevoli, però. Anche no. Perfetto. Ah, ok. Lì c'è un altro. Aspettate che oscillo. Per quanto sia difficile con... Ok. Perfetto. Benissimo. Nuovo checkpoint, ma... Non capisco se ho superato il pezzo di livello o no. Ora siamo stati solo molto fortunati a non dover imprigionare i ranni, i granchi. Non ne ho idea. Noi intanto andiamo avanti. Anche perché questo credo si possa aprire. Ma è a tempo, quindi in realtà non poteva essere così semplice. Perfetto. Immaginavo non fosse così semplice. Allora, direi di slegare questo. Anzi no, questo qua è un checkpoint, quindi no. Ecco, noi ci possiamo... Ok, li possiamo attirare qui però. Perfetto. Mi hanno fatto a pezzi, ma dobbiamo capire un po' la logica. Non mangiatemi, non mangiatemi. E mi mangiano, perfetto. Allora, questo non si può più. Ok, però io li ho attirati lì. E questo non è male. Se riuscissi, perfetto. Ok, ora a questo punto non capisco bene se... Ah. Io voglio però... Non capisco in che modo siano collegati... I granchi, cioè non capisco. Non capisco la logica legata ai granchi. Vediamo un po'. Io qua ci posso salire. Oh, aspettate, aspettate. Forse ho capito. E forse non c'entravano nulla i granchi. Benissimo. Se io faccio qualcosa di questo tipo. Ok. E faccio così. Ma io non ci credo. Non sarà davvero così. Aspettate. Aspettate, lo tiro un po' di più. Perfetto. Ok, perfetto, era più semplice del previsto. Intanto qua c'è un altro checkpoint. E laggiù c'è un ponte da costruire. Lo facciamo da questa parte. Benissimo. Opla. A volte la soluzione più semplice e più ovvia è quella più giusta. Ok. Allora, questi si muovono. E quando si muove qualcosa io prendo tutto.
anche se in blocco, e lo porto via con me. Ok, qua abbiamo creato... Cosa è successo? Ok, intanto vabbè, siamo saliti qua su. Qua ci possiamo... Ok, collegare. Qua dobbiamo fare... Ok, un po' di... oscillazione. Opla, non l'avevo visto. Benissimo. E stavolta non sono così fortunato. Perfetto. Tanto siamo su una barca. Ok. Ok. Non capisco a che serva aver... Aspettate, forse dobbiamo... Ok, intanto l'abbiamo accesa. Forse dobbiamo fare il giro largo e cercare di farla muovere. Forse sì. Quindi faccio un altro laccio. Esatto. Forse dobbiamo andare verso l'esterno. Benissimo. Ok. Oscilliamo un po' meglio stavolta, quindi con calma. Ok. Opla, no. Così siamo incartati. Benissimo. Allora. Ok. Ok, ora ha senso. Intanto là vedo anche un collezionabile che non guasta mai. Perfetto. E abbiamo fatto tutta questa strada per un collezionabile, scusate. Vediamo un po'. Sì, assolutamente sì, qua non c'è nulla. Perfetto. Allora, torniamo qui. Ok, allora a questo punto dobbiamo solo far muovere la nostra barca. Ecco, se io invece faccio così... Ok, perfetto. Benissimo. Oh, bello, wow. Le animazioni sono fantastiche e... Davvero mi sono perso un bel po' in quel pezzo legato ai granchi, ma... Lui festeggia. Possibile che sia arrivata finalmente la fine del secondo livello? Vediamo un po'. Oh sì. Quello dovrebbe essere un altro simbolo. Eccolo qua. Finalmente abbiamo anche finito e completato il secondo livello, il mare. Livello molto molto particolare. Più complesso, più difficile. Il gioco sta cominciando ovviamente a testare la logica del giocatore con... il suo gameplay, e questo non mi dispiace affatto. Adesso abbiamo due simboli, i ricordi andranno nuovamente nell'album e vediamo insieme le foto che abbiamo sbloccato prima di terminare l'episodio. Quindi aspettiamo un attimo. Perfetto, ora possiamo aprire l'album. Il mare. Alcuni luoghi sono lontani, molto lontani, dalle preoccupazioni e dai problemi. Quei posti sono dei tesori. Perfetto, intanto... vediamo un po' le foto. I due bambini con l'aquilone verde. Una spiaggia e fiori. Benissimo. Foto sott'acqua. E appunto i due bambini. E il granchio. Maledetti granchi. Mi hanno fatto perdere un bel po' di tempo. E ovviamente il simbolo del livello, il nostro pesce rosso. E ovviamente il resto è ancora tutto da sbloccare. Quindi chiudiamo il nostro album. Vediamo un po' cosa ci aspetta nel prossimo episodio. Quindi torniamo alla fotografia. Ce n'erano due, quindi vediamo un po' cosa ci aspetta. Cardi erbacce l'abbiamo visto. Il mare l'abbiamo completato. E abbiamo anche trovato 4 segreti su 5. Che non è male. Mentre... nel prossimo episodio vedremo insieme palude di bacche. Quindi direi che per il momento ci possiamo fermare qui.
Come sempre vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi do l'appuntamento al prossimo video e vi dico ciao a tutti!